Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Oggi vi voglio parlare di come ottenere una bella schiena a V, quindi una schiena bella possente e imponente. Devo dire che la schiena per me è sempre stato un gruppo muscolare che è cresciuto abbastanza facilmente. Non era sempre così. Da quando ho fatto alcuni accorgimenti, soprattutto dati dalla scienza, e da quando ho scelto un esercizio in particolare, la mia schiena, devo dire che ho notato grandissime, grandissime differenze. Non inizio questo video come tutti gli altri, perché per qualche motivo l'esercizio che ho scelto per crescere la mia schiena è stata la cosa essenziale, è stato quasi più importante di qualsiasi altra cosa. E questo esercizio sono i weighted pull-ups, ovvero le trazioni alla sbarra con peso aggiunto, mi sa che in italiano si dice con zavorra. Da quando ho iniziato a fare i pull-ups, anche semplicemente tre serie a sessione, mi sembra due volte a settimana, la mia schiena, da lì ho visto una crescita incredibile. Penso proprio perché questo è uno dei movimenti composti, dato che utilizzi diversi gruppi muscolari mentre lo eseguisci, e in più se applichi il sovraccarico progressivo, la schiena viene veramente, veramente stimolata benissimo quando tu fai queste trazioni pesanti. Quindi in prima cosa ti direi, come primo esercizio, se sei serio, vuoi veramente una schiena a V, io ti consiglio, inizia a fare le trazioni. Se non riesci a fare le trazioni con peso aggiunto, inizia a fare per prima cosa 3 serie da 8 con le trazioni. Se non riesci a farle, le fai magari con un elastico, un resistance band, quindi una banda elastica, basta che l'attacchi alla sbarra per le trazioni e le fai assistite. Se hai la macchina per farle assistite, perfettamente. Piano piano, una volta che metti oggi fai 3 serie da 6, poi ne fai 3 serie da 7, poi 3 da 8, puoi passare a provare a farlo semplicemente col peso corporeo. Anche qui magari all'inizio ne riuscirai a fare 3 da 5, piano piano riesci a crescere. Una volta che riesci a fare 3 serie da 10 o 3 serie da 12 con peso corporeo, è abbastanza inutile per la crescita muscolare continuare ad aggiungere ripetizioni. Per quale motivo? Perché se tu vai oltre le 12 ripetizioni stai entrando poi in un range di endurance e non di ipertrofia muscolare. Che cosa fare quindi? Molto molto probabilmente ti conviene aggiungere peso alle tue trazioni alla sbarra. Puoi comprare, puoi acquistare una delle catene, oppure basta che prendi un manubrio e lo metti tra i piedi e inizi a fare le trazioni con peso aggiunto. Questo per me ha fatto veramente cose favolose. Ovviamente quando le fai con peso aggiunto stai sovraccaricando il muscolo e quindi ti consiglio comunque di prendere 2-3 minuti di recupero tra ogni serie, in modo da colpire la prossima serie ed essere completamente fresco quando lo fai e riuscire a fare il massimo delle ripetizioni. Questa sarebbe la prima cosa. Se non stai facendo weighted pull-ups, ti consiglio veramente. Ovviamente puoi decidere tu che impugnatura fare, se vuoi fare impugnatura neutra, oppure quella supinata, oppure quella pronata, eccetera eccetera. Decidi tu, basta che applichi il sovraccarico progressivo e continui ad aumentare di peso mantenendo una buona forma. Io ti dico che se lo fai per 8 o 12 settimane, mi scriverai fra 12 settimane dicendo: ammazza, ho fatto solo questo ed è cresciuta la mia schiena, ve lo prometto. Altri accorgimenti che potete fare è aumentare la frequenza, ovvero invece di colpire la schiena una volta a settimana, la colpite due volte, anche tre volte a settimana. Terza cosa, iniziare sempre con un movimento composto, ovvero se non vuoi fare le trazioni con peso aggiunto, e comunque lo consiglio veramente se sei serio e vuoi crescere la schiena, fai quello. Altrimenti puoi iniziare con dei rack pulls, con dei deadlifts, con dei barbell row, quindi dei rows col bilanciere. Inizia con un movimento composto su cui puoi muovere parecchio peso e continua ad applicare il sovraccarico progressivo. Lo fai 2-3 volte a settimana, con dalle 40 alle 70 ripetizioni a sessione per la tua schiena, e io ti assicuro che noterai un grosso cambiamento. Se è un tuo punto debole e vuoi veramente portarlo avanti, ti consiglio di colpirlo all'inizio del tuo workout. Quindi prima di fare qualsiasi altra cosa, ti concentri a colpire la schiena. Ma io non ho nient'altro da dire. Non pensare a drop set, super set, eccetera eccetera, non pensare ad accorciare i tempi di recupero, non pensare al ritmo con cui fai la ripetizione. Semplicemente scegli un movimento, fallo per 8-12 settimane, applica il sovraccarico progressivo su questo movimento, sentendo bene la schiena contrarre, facendo bene la contrazione. Se tu stai facendo la lat machine o stai facendo altre macchine, ti consiglio di passare ai free weights, perché stimolano molto maggiormente le fibre muscolari e riuscirai a crescere più rapidamente. Questo è tutto per oggi. Io vi dico, è molto più semplice di quello che pensate. 8-12 settimane, fate quello che vi ho detto in questo video, colpite con 2-3 volte di frequenza a settimana, fate 40-70 ripetizioni a sessione per la vostra schiena, iniziate con un movimento composto su cui potete progredire di sessione in sessione, quindi applicate sovraccarico progressivo. 4. Scegliete un esercizio in cui potete andare veramente pesante. Io consiglio le trazioni con zavorra perché per me hanno fatto veramente una magia e mi hanno reso una bella schiena a V. Se no, fate rack pull, deadlift, eccetera, eccetera. Spero
di essere stato abbastanza chiaro, mi raccomando, lasciateci un like per aiutarmi a crescere questo canale. Commentate qua sotto se avete qualsiasi domanda o volete sapere meglio come potete includere nel vostro allenamento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!